La rimessa laterale sarà in favore del Chievo. Frezza ha lasciato che il pallone finisse fuori, lo affida a Pivotto per la rimessa in gioco. Salta Marazzina, spinto da Cyprien, ha guadagnato un calcio di punizione l'attaccante del Chievo. La battuta è affidata a Silvio Giusti, centrocampista d'esperienza del Chievo. Corini, Zamboni, Sesa, ancora Zamboni, Giannini, in avanti Zamboni, quasi in posizione da centravanti, riesce a servire Campolonghi, Campolonghi e poi Zamboni, 2-0 sulla respinta da parte di Gianello, è arrivato Zamboni e siamo 2-0 al quarto minuto del secondo tempo. E per Zamboni, proprio il veronese che l'anno scorso ha fatto il giro d'Italia calcistico, Chievo, Napoli, Juventus, è arrivata la soddisfazione del gol che può chiudere i giochi per quanto riguarda la promozione. Al quarto minuto del secondo tempo, rivediamo, era stato proprio lui ad impostare l'azione, fuga di Zamboni da centravanti, poi Campolonghi che va a liberarsi per il diagonale di destro, respinta di Gianello e guardate, Zamboni deve soltanto spingere. 2-0 il punteggio, gol realizzato da Marco Zamboni, veronese classe 77, che viene letteralmente travolto dall'abbraccio dei suoi compagni. Ha segnato Zamboni, siamo al quarto minuto della ripresa e il punteggio a questo punto è di 2-0 in favore del Lecce.